delle poche risorse umane che ha a disposizione. Detto questo, diciamo, la Commissione sta lavorando per far sì che questo PUC possa andare avanti quanto più velocemente possibile. In più ritengo che le cose da fare sulla utilità di approvare il PUC ormai adottato non ci possono essere incertezze. Rimanere a lungo con il doppio regime del PUC vigente e quello di appena adottato sarebbe come una fonte di incertezza per tutti i cittadini, professionisti, operatori, tecnici e anche amministratori, con la conseguenza di paralizzare ogni iniziativa e soprattutto di ritardare la messa a fuoco delle cose necessarie da fare per dare ordine e vitalità alla città. Di conseguenza occorre utilizzare al meglio il periodo che intercorre tra l'adozione e l'approvazione del PUC, e se, per almeno diciamo, noi vorremmo raggiungere almeno tre risultati. Il primo è quello della consapevolezza dei cittadini sul ruolo del PUC rispetto ai problemi concreti della loro vita in città e sul ruolo che loro stessi possono svolgere per migliorare questo strumento e gestirlo in modo più aderente possibile ai propri bisogni. Il secondo è quello di definire il ruolo che dovrà saper svolgere la macchina comunale, e questo faccio riferimento a noi, per usare il PUC come strumento efficace di miglioramento della città pubblica. Il terzo è quello di migliorare i contenuti progettuali e normativi del PUC, introducendo alcune modifiche al momento dell'approvazione che lo renderanno efficacemente adatto a guidare lo sviluppo della città. Il primo punto, la consapevolezza e il ruolo dei cittadini, è uno dei principali difetti degli strumenti urbanistici, è quello di nascondersi dietro un linguaggio tecnico e burocratico, spesso di difficilissima comprensione. Così si finisce col discutere di codici e di parametri, ma non si capisce mai bene cosa davvero potrà succedere nelle diverse parti della città. La conseguenza è l'allontanamento delle persone normali e la delega per certi aspetti al buio a professionisti e imprese. Questo in verità è un limite ormai molto diffuso nel nostro paese, dove urbanistica è sempre più spesso sinonimo di interpretazioni avvocatesche e di infinite procedure burocratiche, anziché confronto aperto e trasparente, quello che stiamo cercando, e comprensibile sulle soluzioni progettuali fattibili, sui pregi e difetti di come potrà trasformarsi la nostra città. Cambiare questo stato di cose significa dar vita a un diverso modello di PUC, nella formazione del quale la partecipazione della collettività abbia un ruolo determinante prima e non dopo le scelte, come purtroppo ancora oggi succede, cosicché il sapere e i bisogni collettivi si trasformino in un miglioramento delle soluzioni da adottare e nelle infinite diatribe difensive e contrappositive che oggi contraddistinguono quasi ovunque la cifra del confronto tra enti pubblici e privati. Chi fa il piano penso che la prima cosa sia quella di ascoltare, conoscere la realtà, diciamo, del territorio attraverso gli occhi e l'esperienza dei cittadini e di chi vive la città. La proposta è quella di istituire punti di ascolto per specifiche problematiche, per potenzialità di trasformazione o per criticità dei problemi. Come ad esempio noi abbiamo il problema delle aree dismesse, la mancanza di poli artigiani che ti ho sempre ribadito, e la mancanza di verde. Coinvolgere i cittadini ogni qualvolta si debbano prendere decisioni importanti per la città può diventare un modello permanente di relazione fra pubblico e privato per tutto il periodo della vita del PUC, durante il quale sarà necessario precisare, aggiornare e implementare lo strumento urbanistico senza perdere di vista il filo rosso dell'interesse collettivo e della qualità del risultato. Il secondo punto è il nuovo ruolo che dovrà svolgere la macchina comunale. Di fronte a parti di città e di territorio che stanno a legarsi più saldamente fra loro, in una rinnovata immagine unitaria della città di Casoria, di fronte all'operarsi del loro rapporto fra cittadini e istituzioni, è vitale che il comune, inteso come macchina comunale, sappia rafforzare e rendere visibile attraverso il PUC la propria funzione di organizzatore e pianificatore della città pubblica. Questo cosa significa? Oggi, se provassimo a chiedere a qualche cittadino di esprimere le proprie impressioni a proposito del ruolo degli uffici comunali nelle questioni urbanistiche dei diritti direttamente vissute, ci sentiremo rispondere giudizi prevalentemente negativi, eccesso di burocrazia, tempi infiniti per ottenere qualsiasi tipo di permesso o autorizzazione, attenzione esagerata su piccole questioni che riguardano gli interventi più comuni e diffusi e magari silenzio o troppo passiva
o magari troppa accettazione davanti a macroscopiche trasformazioni di solo interesse privato o vere e proprie brutture anche pubbliche che peggiorano davvero la città, tipo megacostruzioni, discariche abusive o il degrado delle nostre strade. Come se il comune fosse in grado di manifestare la propria solida presenza solo per affaticare la quotidianità dei singoli cittadini, ma si dileguasse improvvisamente di fronte ai nodi veri, questi davvero capaci di cambiare né bene né male la nostra città. È tempo che questa percezione negativa, in larga parte ingiusta e ingenerosa, ma ahimè terribilmente diffusa, venga cancellata, non a parole ma nei fatti. Gli uffici comunali e l'intero comune devono conquistarsi una visibilità positiva in due direzioni, di aiuto verso i singoli cittadini e di concorso attivo al miglioramento della città. Questo sarà possibile solo se il comune smetterà i panni esclusivi di controllore, anche del piccolo intervento privato, per diventare progettista credibile della città pubblica e garante della correttezza e della utilità sociale dei grandi interventi. Io dico che per raggiungere questo livello di presentazione sembra necessario agire nelle seguenti direzioni. In primo luogo, il comune dovrà rendere visibile attraverso il PUC il disegno della città pubblica, di cui intende farsi attivo e proponente realizzatore. Dunque, il tema di quale sia il disegno della città pubblica offerta dal PUC resta aperto e chiede una risposta attraverso la esplicitazione di temi concreti e comprensibili a tutti. Per fare alcuni esempi, occorre disegnare la mappa del verde urbano di uso pubblico, indicando i nuovi parchi urbani che si vogliono realizzare, sicuramente utilizzando allo scopo, specie nelle realtà urbane più carenti, e intervenire per dare un senso alle periferie, recuperando almeno livelli minimi di standard abitativi di agibilità e di pulizia e di manutenzione. Soprattutto stabilire in modo certo che non sono da buttare via all'aria aree verdi consolidate come parchi, giardini, per realizzare autorimesse private o pubbliche o che sia. In secondo luogo, per rendere possibile fare quello che si è detto, la macchina comunale deve essere profondamente rivoluzionata, destinando le sue cospicue risorse umane e professionali alla progettazione attiva e riducendo drasticamente l'area della pura gestione e del controllo sugli atti. Questo è un punto nodale che si trascina e risolto da anni, non solo a Casoria, e fra le cause principali di quella mancanza di efficienza e qualità che caratterizzano la nostra urbanistica e la nostra architettura recente. È una specie di circolo vizioso malefico e autoriproducentesi. Più aumentano i controlli burocratici sugli atti di qualsiasi permesso o autorizzazione urbanistica edilizia, più aumenta la necessità di dettagliare le norme tecniche e le regole amministrative, con effetti di complicazione e accavallamento notevoli. Questo che succede? Allunga i tempi e accentua la frustrazione e la fatica interpretativa e progettuale dei professionisti. La qualità scende ai minimi termini e aumentano gli espedienti di ogni tipo per sottrarsi alla rigidità e a volte anche all'ottusità dei controlli. Può essere decisivo comunque interrompere questa spirale aumentando lo spazio di elaborazione e di intervento progettuale del soggetto pubblico, sia per la realizzazione dei progetti di propria competenza, parchi, piazze, percorsi verdi, arredo urbano, che per esercitare la necessaria regia delle grandi trasformazioni urbane attraverso un'appropriata distribuzione del personale impiegato negli uffici urbanistici ed edilizi del comune, esigendo al contempo un'adeguata responsabilità professionale da parte dei progettisti privati, cui deve spettare l'obbligo di garantire il rispetto di leggi e regolamenti nella progettazione e nella realizzazione dei singoli interventi. Infatti nel nuovo PUC ci sono indicazioni, dimensioni, regole di ogni singolo professionista deve poter applicare senza il bisogno di alcuna supervisione, ma sulla base della propria responsabilità e autocertificazione professionale. E se allo scopo si renderà opportuno impiegare ancora un po' di tempo e risorse per semplificare le norme stesse affinché possano essere univocamente interpretate e applicate, ebbene questo sarà utile farlo. Considerati i benefici ottenibili da tutti i punti di vista, come tempo, risorsa, rispetto reciproco. Peraltro, poiché nessuno è così ingenuo da non rendersi conto che qualcuno potrebbe essere tentato di approfittarne, si dovrà ricorrere all'applicazione di sanzioni molto coraggiose, come demolizioni o confisca, su controlli a campione per avvicinare il nostro sistema a modelli in uso in altri paesi europei. Il terzo punto è il miglioramento dei contenuti del PUC. L'edificazione presente a Casoria, sottraendo il centro storico, può essere completamente trasformato e riqualificato,
e solo attraverso tale azione si potrà tendere al miglioramento delle condizioni socio-economiche della collettività. In questo quadro accatoria la nuova idea di città deve partire dall'obiettivo strategico di recuperare aree libere dal costruito, e di questo obiettivo se ne dovrà fare uno slogan, e io suggerisco costruire su costruito, che altrimenti resterà tale. Gli obiettivi indicati da perseguire, come abbiamo indicato, la città pubblica, la trasformazione del rinnovamento, la riqualificazione, modernizzazione e valorizzazione, non sono di facile attuazione. Anzi, da questo punto di vista c'è dunque un grande lavoro da fare per mettere via via appunto indicazioni progettuali per la rigenerazione urbana zona per zona, con l'attivazione di un reale processo partecipativo, come si è già detto. In conclusione, è evidente che per fare le cose dette c'è bisogno di un programma e di tempo, che non ritardi però l'approvazione del PUC, che resta una scadenza da perseguire con la necessaria sollecitudine. Per cui è necessario, se è possibile, che il PUC venga approvato introducendo una norma procedurale d'intesa con la Regione che classifichi progressivi affinamenti progettuali come semplici varianti di aggiornamento adottabili e approvabili per parti dal solo Consiglio Comunale, senza rimettere in discussione l'intero processo, come avviene anche in altre Regioni. Grazie.